Salve ragazzi, ben ritornati su Geopispo e ben ritornati con One Piece, episodio numero 758. Altro episodio di transito per spiegare e per vedere cosa accadrà nei prossimi episodi. Breve riassunto e mia opinione su questo episodio. Brook, Nami e Usopp picchiano Luffy, così si sta zitto e non ripete la parola ninja, perché come ho già detto nello scorso episodio, la parola ninja può essere molto fastidiosa per i bisoni. Sir Sicilian, uno dei tre moschettieri del duca Inuarashi, spero di averlo pronunciato bene, butta per aria le guardie perché parlavano di cose tenere, smielate, e a lui dà fastidio, li vuole belli, coraggiosi e non smielati fino a questo punto. Quindi di conseguenza lui, dopo aver visto l'arrivo dei cappelli di paglia, li ringrazia e diciamo per aver salvato la nazione. Incontro con il duca Inuarashi. Scusate, ma io con i nomi non sono praticissimo. Un cane enorme, ma ferito dallo scontro con Jack. È considerato il migliore tra i bisoni. Il duca dice che il merito è di tutti loro, di tutti i capelli di paglia, soprattutto ed anche di Luffy. È a un giornale, quindi tra le gambe, appoggiato sul letto. E quindi forse intendo, capisco, che sta parlando della sconfitta di Doflamingo. Quindi probabilmente questo Doflamingo c'entra qualcosa con la tribù dei bisoni. Il duca di conseguenza racconta d'aver avuto un incontro con un certo pirata di nome Shanks, ora divenuto uno dei quattro imperatori, che portava un cappello simile a quello di Luffy. E allora Luffy vuole sapere di più cosa, come l'ha conosciuto, quando l'ha conosciuto, però lui si addormenta appena giunte le 6 del pomeriggio. E poi la donna cane racconta che c'è questo lasso di tempo in cui si attivano i bisoni notturni e poi si attivano i bisoni del giorno. Dalle 6 alle 18 c'è il duca Inuarashi, che è il re ufficiale, invece dalle 18 alle 6 il, diciamo, il capo di notte, il duca di notte. Perché questa cosa? Perché racconta, sono due bisoni che si scontrano sempre, sono sempre in conflitto, e quindi per evitare questo hanno deciso di fare questa divisione. E di conseguenza anche tutti gli altri si addormentano, però hanno notato una cosa. Tutti si addormentano, anche Sir Sicilian, però la donna cane no, non si addormenta. Questo non l'ho capito, probabilmente fa parte del duca di notte, però non lo so, veramente non lo so. Si racconta ancora, la donna cane racconta, lo scontro con Jack e i suoi pirati, con l'arrivo dei moschettieri ed in seguito dei tre moschettieri del duca. Ed alla fine arriva anche il duca stesso che cerca di placare un po' gli animi con Jack, ma lui naturalmente non vuole stare a ascoltare nessuno. Nel prossimo episodio, ragazzi, vedremo il re e i tre moschettini combattere con tutte le loro forze. E poi si dice nel prossimo episodio, in questa, diciamo, preview, che l'altro re, il re della notte, lancia il suo urlo di guerra. Il titolo è Il re della notte, arriva il capo Nekomamushi. Credo di averlo pronunciato bene. Ragazzi, questo è stato comunque un episodio di transito. Dopo la bella, secondo me, saga con Doflamingo e i suoi scagnozzi, stiamo vivendo questo periodo un po' di, secondo me, relax, nel quale ci sono dei flashback, voi vi mettete comodi, osservate tranquillamente, senza avere quella pelle d'oca che caratterizza alcuni combattimenti. Quindi niente di che per questo episodio, però prelude a un'ottima saga che dovrebbe arrivare, spero arrivi, nel quale probabilmente vedremo Luffy scontrarsi contro Kaido. Dico probabilmente perché non sono certo, non mi sono informato nel dettaglio. Dunque, io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.